Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, vi dico buongiorno, ma in realtà fuori è buio. Io, se vi siete accorti, solitamente preferisco girare i video diurni, un po' perché la mia casa è molto luminosa e quindi non ho bisogno di prendere ring light, di cercare la luce a favore e quant'altro. Ma oggi è stata una giornata un po' impegnativa. Ho avuto un po' di cose da fare al mattino, poi sono andata a pranzo dai nonni perché oggi è domenica e siamo tornati, ho dovuto aiutare Alessandro a fare i compiti e abbiamo finito praticamente un quarto d'ora fa, sono le 7. E la domenica sera ceniamo un pochino più tardi perché comunque quando andiamo dai nonni mangiamo il primo, il secondo, il contorno, il dolce, la frutta, insomma, e quindi prolunghiamo un pochino. E voi vi starete chiedendo, ma allora se dici che hai voglia di fare, che fai i video con la luce naturale, per quale motivo ti ritrovi qui a fare un video? Mi ritrovo qui a fare un video perché in questo weekend sono andata ad acquistare delle cose per un po' per l'ufficio, un po' per stare a casa, insomma cose che non posso aspettare a mostrarvi settimana prossima perché vuol dire dilatare ulteriormente il tempo in cui le utilizzerò, perché ve le faccio vedere prima di utilizzarle e mi servono, e quindi ho detto vabbè, accendiamo la ring light, in qualche modo facciamo vedere che cosa ho comprato. Allora, inizio con la prima cosa. Quando, se avete visto il mio video, avete visto che avevo comprato dei pantaloncini di pelle e vi dicevo che ero un po' indecisa se andarli a comprare beige, che insomma beige mi erano piaciuti, però non li avevo presi perché erano un po' vincolanti, eccetera, eccetera, eccetera. E avevo visto nel negozio, ma quel giorno ero un po' di fretta, anche dei pantaloncini sempre invernali che mi piacevano. Oggi sono andata e li ho presi. Allora, i pantaloncini sono questi, vedete, sono dei pantaloncini molto corti, sono fatti in lanetta, quindi sono un po' pesantini. Anche qui c'erano taglie dalla XS alla X, alla 4XL addirittura, ma l'XS non c'era. Ha questa cinturina che in realtà si apre e si chiude sul di dietro, ha i bottoni automatici, quindi devo provare a vedere se questa cintura mi sta oppure se mi sta larga. Però il pantaloncino mi piaceva molto, è così, mi dà l'idea di essere molto caldo e quindi l'ho preso. Ho preso una S e l'ho pagato 20 euro. Poi, secondo acquisto. Allora, il secondo acquisto è questo. Mi allontano un pochino. L'ho visto da Federica, nel canale Federica Home Sweet Home. La conoscerete tutti sicuramente. Se non la conoscete, andate a conoscerla. Ma dubito fortemente, perché se guardate i miei video probabilmente vedete anche i suoi. E li ho presi da Stradivarius. È questo stivale bianco, mi piace molto il car armato mi piace anche perché con la neve non si scivola, e sì, con la neve, perché in Lombardia ogni tanto capita che nevichi. Ha la cerniera qua sul fianco che serve proprio per infilarli. Io ho provato a infilarli senza più la cerniera, non c'è verso. Sono alti, l'unica cosa è che per il mio polpaccio sono un po' larghini, quindi fanno un po' di difettuccio qui dietro, però insomma, coi pantaloni secondo me neanche si vede, sono molto graziosi. Costavano 45,99 euro, vedete, in realtà una volta arrivata alla cassa, la cassiera me li ha fatti pagare a 39,99 euro, credo che sia perché c'è il Black Friday, però fuori non avevano detto niente, io alla cassiera gli ho detto, ma è sicura? Sì signora, e quindi li ho presi. Mi riavvicino e prendo l'altro sacchetto. Ok, allora, l'altro sacchetto cosa contiene? Allora, sono andata in un negozio che non conoscevo perché avevo bisogno di andare da acqua e sapone, ma poi anche lì poi vi farò un video dedicato perché altrimenti viene un video lunghissimo. Non sono andata da acqua e sapone, o meglio, sono andata ma non ho comprato nulla perché non ho trovato
nulla di quello che cercavo e dicevo c'era a fianco questo negozio che si chiama Unigross. Non c'ero mai stata. Sono entrata e vende pigiami, biancheria per la casa, biancheria per la persona, eccetera, eccetera. E io potevo non comprare dei calzini? Direi di no. Voi sapete la mia passione folle per i calzini, ma a parte questo, di solito compro calzini per i bambini perché mi sembra che ne abbiano bisogno sempre e solo loro. L'altro giorno, quando ho sistemato il cassetto, perché stavo guardando i collant che avevo, ho notato che non avevo più calze lunghe e oltre a non avere calze lunghe mi mancavano anche le calze antiscivolo, o meglio tutte le calze antiscivolo che ho erano tutte bucate, probabilmente l'usura, si usano per andare in giro scalze e si consumano e quindi ho comprato anche quelle. Allora, ho preso questo paio d'antiscivolo, vedete, ho preso una taglia 34, 35-40, sono da bambina queste, però a me va bene un piede piccolo, e ho preso un altro paio uguale con colori leggermente diversi, sempre 35-40, ovviamente anche questo antiscivolo. Poi allora mi serviva un altro, non l'ho trovato da bambina, quindi sono dovuta andare nel reparto donna e ho trovato questo tutto nero, anche questo vedete con l'antiscivolo sotto, e l'ho 36,41. Allora li ho pagati questi 4 euro a paio, mentre questi qua li ho pagati 2,50 euro al paio. Poi allora ne ho preso un paio per mio marito, ma gliel'ho dati ieri e l'ha già usate, comunque erano come queste, ovviamente da uomo, colori erano grigio bordeaux, vediamo se lo utilizzerà, non lo so, perché anche lui ha il problema dei calzini tutti bucati e io gli ho detto guarda che il calzino è bucato, perché vai a piedi scalzi, e quindi fatene una ragione, mettiti un paio di antiscivolo, così abbiamo risolto la faccenda. Allora, le altre calze che ho comprato, come vi dicevo, sono quindi calze lunghe, vedete, sempre per me, quindi sempre taglia 35-40, queste sono da donna e non da bambina, perché da bambina c'erano solo quelle principesse, avrei potuto metterle, però insomma, per andare in ufficio, anche no. Allora, ho preso questo paio qui, così, come si chiama, Bridgeton, una cosa del genere, comunque insomma, questo con i rombi, poi ho preso questo, grigio maculato nero, e poi ho preso questo, scusate lo scontrino, questo nero zebrato rosa. Questi qui li ho pagati 2 euro al paio. Poi cosa ho preso? Allora, Tezenis, sono andata da Tezenis e ho comprato le calze 100 denari. Allora, nel video che avete visto po' di giorni fa ormai, avevo detto che ero andata da Lidl per comprare le calze 100 denari e che non le avevo prese, ma ovviamente non le avevo prese perché non c'erano, perché le calze mi servivano. Quindi sono andata da Tezenis e ho visto che hanno calze 100 denari, anche queste termiche dovrebbero essere, se non erro, e ho preso una S, vedo che c'è anche l'XS ma non c'era, tra l'altro l'S era l'ultimo paio e non mi piaceva neanche tanto perché qualcuno le aveva già tirate fuori, però vabbè, era l'ultimo e quindi l'ho preso, e sono due paia, uno ce l'ho qua, l'altro è qui dentro, se lo vedete, a 9,99 euro. Sono ultra opache, cioè sono proprio calze coprenti, come se avessimo un leggings, vedete, ve le faccio vedere, cioè così si vede, ma così sulla gamba non si vede praticamente nulla. Quindi andrò a buttare o a mettere da un'altra parte quelle che ho, perché l'altro giorno sono andata in ufficio con la gonna e avevo le calze con i pallini, cosa che detesto profondamente, e quindi ho detto devo comprare delle calze e le ho prese. Ultima cosa che ho comprato, ve le faccio vedere, sempre da Tezenis, sono questi leggings. Non si vede niente, ma sono un po' lucidini. Allora, io volevo i leggings super lucidi. Sono andata da Calzedonia, che è dove li avevo visti, ma non mi piacevano, nel senso che erano sì lucidissimi, ma erano proprio sottili,
sottili, sottili, sottili, e io dicevo, ok, va bene che magari lo metto per andare in ufficio, va bene che magari lo metto con sotto una collant, però era come non averli, cioè molto belli, per carità, bellissimi, però troppo leggeri per i miei gusti. Quindi quando ho visto questi, li ho presi. Sono un po' lucidini, non so se riuscite a vederli, tipo i vecchi ciclisti che usavamo quando eravamo giovani. Li ho presi neri, tra l'altro, boh, c'è scritto shaping, quindi credo che siano contenitivi, che io abbia bisogno di contenere, anzi, probabilmente mi andranno larghi. Però, insomma, mi piacciono, sono così, a vita alta. E li ho pagati 16,90 euro, mi pare, penso di sì. Sì, 16,99 euro. Ok, allora ragazzi, questo è tutto quello che ho comprato come dire, non mi viene, abbigliamento per me. Ultimamente vado e faccio un pochino più di shopping per me, mentre di solito comunque faccio quasi spesso shopping per i bambini. Se voi siete mamme o papà, sapete che da quando nascono i bambini si ha sempre la tendenza, quando si esce a fare acquisti, a comprare qualcosa per loro. Poi, quando proprio serve qualcosa, cioè tipo mi servivano delle calze, non potevo esimermi dal comprarle, le ho comprate, andando in ufficio vedo un sacco di negozi, quindi qualcosina mi viene voglia di comprare. Ho comprato gli stivali, insomma, questo è tutto quello che ho preso. Allora ragazzi, io volevo come al solito ringraziarvi per avermi seguita. Se siete passati sul mio canale per caso, questo video vi è piaciuto, iscrivetevi, attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel like, se non vi è piaciuto, mettete un dislike. Fatemi sapere con un commento se i miei acquisti vi sono piaciuti. Se per caso, scusate, Alessandro mi chiama, dimmi! Non lo so, dobbiamo controllare, adesso guardiamo meglio. Perché i compiti di matematica li abbiamo fatti con la proprietà dissociativa, Sì. però quelli di italiano quali erano? Non lo so, adesso controlliamo. Ok? E dicevo, fatemi sapere se vi è piaciuto, se avete magari comprato le calze piuttosto che i leggings. Scusate, non mi veniva, Alessandro è arrivato lì, si è buttato sul letto, mi ha distratto. Comunque vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video.